Eccolo, è lui. Il quinto anno scadono i termini per le azioni civili. Scadono i termini. E l'ora di Il risarcimento video, del bomba. rischio. Sono stato 5 anni buonissimo. È buonissimo, Buonissimo. dice. Ho cercato un gioco buono, vero? Ah, Non è necessario, lo ma ho cercato senti? un gioco buono, vabbè. Ecco, allora, scadendo il quinto anno, il 22 febbraio, faccio una piccola diretta Facebook. Senti, Farò l'elenco di tutti quelli che hanno eh. guerito e hanno speso un sacco di Un soldi. sacco di soldi vuole. Maremma diavola, vero ragazzi, è esploso il bomba, eh? E tu è esploso anche il pubblico, senti come lo osanna. Guarda lì, c'è qualcuno di questi sulla novantina, guarda, li vedo il pubblico, sì, neanche dice ora. Ah, mette tutto online, dice tutti quelli che saranno, diciamo, da lui querelati e in più tutti i risarcimenti che avrà ottenuto, tutto in rete, Tutto tutto, alla luce del sole, tutta la così luce del oh, sole, fantastico. Ecco, finalmente. ora bisogna capire però perché costui, va bene, si è gettato in questa, chiamiamola, impresa, no? Cioè nel senso che c'è una serie di, secondo lui, di improperi, di false notizie, insomma, di rompimenti di scatole, cioè l'hanno bersagliato, ma per forza, scusa, a parte il fatto che tu sei un personaggio pubblico, no? È normale, vai a fare il primo ministro, vai a fare il segretario del PD, è normale che le altre parti ti bersagliano, no? Mirino, Certo, ma è tutto normale, no? Però diciamo forse se l'è presa assai per la faccenda di Travaglio, ma sai la storia di Travaglio? E Travaglio ovviamente ha fatto un collegamento con la 7, no? Non so se era a casa sua o alla sede del giornale Il Fatto Quotidiano. Insomma, dietro Travaglio c'è qui una libreria e guarda caso a Cantalibri ci aveva messo la cartigenia o la faccia di bomba. Cioè, così, ma forse se l'ha dimenticata, doveva Con una con scritta. la scritta, e mi fa, e hanno pubblicato in internet anche i giornali. Attenzione, puzza di M, puntini, capito? Ecco, però queste cartigeniche sono in vendita Voglia. tuttora, non so dove, io francamente non le ho mai trovate, no? Ora per il Ecco, no, carnevale. appunto, poi c'è il carnevale, figurati, si sbizzarriscono, no? Un po' tutti. E però c'è anche, non c'è solo non la venda solo la faccia di Renzi, No. venda anche per esempio la faccia di Grillo. E io non sentivo mai Grillo prendersela con, non lo so, i suoi avversari perché vanno a comprare i rotoli di cartigenica con la sua faccia, no? Poi ho visto c'è addirittura le squadre di calcio, c'è la cartigenica della Juve con la stemma della Juve, il vecchio stemma, no? Non lo so. Dell'Inter, di Dell'Inter, del Milan, Milan, poi ci sarà, poi i laziali Andaka. compreranno quelli della Roma, i romanisti, quelli della Lazio e così via. I napoletani, non lo so, forse quelli della Juve, immagino, e così via, va bene? Insomma, voglio dire, ma lo sai quante querele tu dovresti fare? E Tutto. il bomba se l'è presa. Ma oh, non è però. Ma guarda, non Del è permaloso. quest'uomo qui non è per nulla Lui permaloso, ma è. per nulla, perché Lui è. poi dice, oh, dice io pubblicherò tutto in rete, no, e via. Vabbè, Bravo. insomma, comunque, secondo me, ecco, io vorrei andare nell'analisi in profondità, come si suol dire, in profondità. Allora, perché i bomba, cioè Matteo Renzi, vabbè, speriamo se la figli si chiama bomba, se no qui anche noi si finisce online subito. No, perché se la prende lui, se la prende così tanto per cose scontate, no? Tu dovresti metterlo in conto, no? Sei un Magari personaggio pubblico, è diciamo chiaro, c'è chi ti vuole bene, ma c'è anche chi ti vuole male, va bene? Personaggi pubblici sono sempre divisivi. Sempre, anche i più amati, va bene? Allora, secondo me c'entra qualche cosina, che so, l'ultimo acquisto di bomba in Via Tacca, no? Per chi non sapesse, Via Tacca è una zona, come dire,
parecchio esclusiva della città, no? In cui gli immobili costano assai. E lui ne ha comprato uno, ed è una villa praticamente, una villa non so di quanti metri quadri, insomma. Che ha pagato ben 1,3 milioni di euro, giusto? Sì. Non sbagliare, se no c'è l'avvocato suo subito. Se la, va bene? E come anticipo, cioè all'atto della firma, se ho capito bene, ha versato 400.000 euro. Ora, a parte c'è da capire come faccia uno che ha... che a detta sua qualche mese prima aveva detto in televisione: io c'ho sul conto, non c'ho manco, c'ho appena 15.000 euro, poco più di 15.000 euro. Come poi aspetta, è stato pubblicato anche il reddito di Bomba dell'ultimo dell'ultimo anno, dice sono 29.000, mi pare, non vorrei sbagliare, 29.000 euro, mi pare si era letto questa cifra qui, ecco. Allora, come fa uno con questi... Vabbè, già questo, diciamo, è, come dire, una manovrina, niente, cioè niente male, voglio dire. Ma si può sperare anche noi di avere un villino. Allora, già questo, insomma, diciamo, è strabiliante, no? Balza agli occhi. Ma però, poi tu capisci perché i Bomba c'ha bisogno di vendere il libro, perché poi, ecco, questo video qui è durante la presentazione del suo ultimo libro e si chiama Un'altra strada, no? Sì. Giusto? Ecco, speriamo sia piena di buche, un'altra strada, perché quando le è andato via da qui ha fatto il sindaco a Firenze, no? Ha fatto, si fa per dire, perché... voglio dire, il 70% d'assenze, mi pare buona fede del Movimento 5 Stelle, quando non era ancora deputato e poi ministro, un giorno sì e l'altro pure, urlava 420, Renzi ci ha collezionato il 70% di assenze durante il suo mandato di sindaco, cioè che vuol dire una fatta, cioè l'ha fatta il 30% e basta, sì. Ma Dio, almeno il 50,0001% di presenze le può fare, se no che sindaco tu sei, neanche a metà, ecco, neanche un sindaco, diciamo a un terzo, no, nemmeno a un terzo, dovrebbe essere 66,6 periodico, niente, nemmeno a un terzo. Quindi auguriamoci che questa strada sia bella, liscia, come dire, liscia come l'olio, no? No, no, piena di buche, ci siamo, ma ancora tuttora c'è le buche, no? Tuttora c'è le bue, va bene. Ci sono un monte di bue, tant'è vero un tizio di nome Lambrenedetto, non so se tu sai, lei è un personaggio di YouTube, no? Fa dei video, diciamo, a sfondo sociale, no? E si occupa anche del problema delle strade, dice come mai le strade, anche in via nazionale ora è piena di bue, l'hanno rifatta l'anno scorso, è bella piena di bue, dice ma come mai, dice Lambrenedetto, qui t'asfalti e poi sempre tu ti ritrovi sempre con le buche, dopo le buche di qua, buche di... cioè, no, l'Italia è tutta una buca, perché un copra le buche, ecco, per non parlare per non parlare delle voragini, noi a Firenze il famoso Lungarno Torrigiani, va bene, ecco, quindi è una super buca praticamente, no? Ecco, allora, quindi auguriamogli tanto successo a questo uomo, così strabiliante, no? Perché uno è appunto, compra una villa da 1,3, la paga con 400.000 euro l'anticipo, e c'ha però 15.000 euro sui conti, strabiliante. Strabilio, se si dice strabiliare, mi strabilio, si può dire. Ah, come lo so? Allora, intanto vedi, un altro librino è uscito, no? Insomma, da raccattare, va bene. E poi c'è le querele. Ma ti immagino, l'ha visto l'avvocato Bagattini oggi, no? Perché in televisione stamattina hanno parlato dei guai, ecco, poi c'è anche i guai dei genitori, no? Che sono arresti domiciliari per due reati, mi pare. E bancarotta fraudolenta e... Fatturazione falsa. Vabbè, insomma, quindi c'ha bisogno. Allora, più querele tu fai, e più tu incassi, no? Capito? Cioè, più ti incassi se tu le vinci, ovviamente, no? Ecco. Quindi praticamente così si può spiegare così la cosa, no? Poi, però, diciamoci, il fatto di far querele c'ha anche il suo rovescio della medaglia. Ora vediamo se
se questa tablet non ci tradisce, si va a leggere Del Capitano Ultimo. Del Capitano Ultimo, eh? Vediamo se si apre qui questa cosa. Capitano, chi è il Capitano Ultimo? Chi è il Capitano Ultimo? Il Capitano Ultimo è, eccolo qui, è praticamente colui, te lo ricordi? Chi l'è? È un ufficiale dei carabinieri, il quale ebbe il merito di arrestare Totò Riina, cioè un signor Rossi qualsiasi, no? Questo Capitano Ultimo, ecco. Quindi praticamente il Capitano Ultimo riguarda il libro di Renzi, no? Il libro Un'altra strada, e lui gli dice: guarda, questa strada l'è sbagliata, gli dice, no? Guarda caso, perché senti cosa gli dice. Ultimo, leggo questo nel quotidiano Next, sempre un quotidiano in rete, dice: Ultimo ha annunciato querela, no? Sta a sentire, contro Matteo Renzi ovviamente. Leggo che Matteo Renzi nel libro, cioè quel libro, l'ultimo lì, quello presentato a San Lazzaro di Sapena, paventa ancora fantomatici complotti e azioni eversive contro di lui da parte del Capitano Ultimo e di pochi carabinieri che lavoravano nell'AISE. Sai che è l'AISE? Sai cos'è l'AISE? Sono servizi segreti. Di Renzi non me ne sono occupato prima e non me ne occupo ora. Non ho mai attribuito ad altri le cause dei miei fallimenti personali e professionali. Quindi gli sta dicendo: guarda, sei un fallito, sia professionalmente, cioè come politicamente parlando, che anche come persona. Io una staffilata nei denti mia da poco. Ho dato mandato al mio avvocato Francesco Romito di agire nelle sedi competenti contro le persone che mi attribuiscono cose che non ho mai detto, azioni che non ho mai compiuto, cioè contro i bomba, va bene? Ecco. Allora praticamente ora diciamo che se le cose vanno male, il bomba gli toccherà pagare, quindi una parte delle querele a scavare, no, dalle querele e così via. Però c'è sempre il libro, no, c'è sempre il nuovo libro, che è sicura, io penso avrà, cioè, diciamo, posterà, perché tu ridi, no, capito? Perché tu ridi? No. Certo, non ha cominciato bene, scusa, abbi pazienza, sì. Si comincia male subito, perché il Capitano Ultimo, cioè un eroe nazionale, che ti mette alla berlina così, ti dice che tu sei un fallito, sia professionalmente, cioè sia come politico, la professione che ha fatto è professione lui, altro. Boh, era nell'azienda di famiglia, dice... vabbè, anche lì dice c'è qualcosa che un po' su cui discutere, ma lasciamo perdere. Allora, quindi tu sei, dici, guarda, tu sei me, i tuoi fallimenti, va bene, sono sia politici che personali, dice personalmente, è un attacco proprio personale, ecco, comunque, diciamo, un se cominciamo bene subito, questo libro, diciamo... come si dice anche a Brozzi, e si comincia bene di nulla, no? Per dire come non si è cominciato bene per nulla, però c'è una grande speranza, una grande sale. Io chiuderei con questa, così, no? Con questo auspicio. Allora, mi pare il libro di Corona, noi si è fatto anche un video, il libro di Corona le settimo classifica, l'era settima, non so, una settimana fa, due settimane fa. Ma scusa, ma se Corona le riuscì a arrivare a settimo, lui a me, voglio dire, sarà meglio, sarà un po' meglio di Corona lui, allora c'è speranza, no? Si guarda carta canta, come si suol dire, visto che si parla di libri, carta canta, vai, io chiuderei così, se tu c'hai altro. Guarda, vai a comprare il libro, se no questo ci querela, capito? Vai subito, appena te ci di. Subito, fiondati in libreria. Mi raccomando, Oh, comunque, mi raccomando, io mi affido al tuo buon senso, va bene? Vai, allora, io chiuderei così, va bene? La chiuderei anche perché... Insomma, il suo avvocato c'ha già tanto, si spera che non ci vede, il suo avvocato c'ha già tanto da lavorare. Ma ce n'ha uno, ce n'avrà uno o di più? Io vedo sempre questo bagattini, ma quest'uomo dorme in me di notte. Cioè,
diventa un caffè. Alla fine dirà: oh, fammi fare il portiere d'albergo. Almeno sì. Almeno. Forse mi riposo. Il portiere di, notturno d'albergo, almeno mi riposo. Vai. Via. Allora, noi vi salutiamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Allora, pollice in alto, l'antica Roma, se vi è piaciuto. Pollice verso, forse, se vi è piaciuto. Comunque, esprimetevi, commentate e possibilmente non esplodete, va bene? Okay. Perché è già esplosi bomba, perché basta così. Vai, ciao, a presto su questi schermi. Ciao.